Empoli e sconfitta con Verona, come spiegarla? Ma guarda, il primo set forse è stato anche troppo facile, un po' ingannevole. Poi sicuramente dopo il secondo set, quando siamo andati un po' in difficoltà, abbiamo giocato la partita punto a punto, siamo diventati un po' insicuri. Direi che tutti quanti noi stavamo giocando la nostra miglior pallavolo e questo ci ha pesato troppo. Invece insomma avremmo dovuto fare ragionamento contrario, cioè che pur giocando male, ma giocando di squadra e continuando a pensare come una squadra, potevamo rimanere in gioco. Invece insomma anche individualmente abbiamo cominciato a preoccuparci troppo di quello che succedeva all'azione prima e ce la portavamo dietro all'azione dopo. Loro hanno cominciato a battere bene, perché oggettivamente hanno battuto bene, e anche Murato, noi abbiamo fatto fatica in attacco secondo me rispetto alle altre volte, insomma anche pur loro non attaccando bene, ma insomma facevano di più. Quanto ha pesato l'assenza di Ferrera, che era fra i migliori in campo, almeno sino a quando è stato in campo? Sicuramente ha pesato, perché avere una risorsa come Alex era importante, fondamentale, poi quando si fa male un giocatore in corsa non è mai facile sostituirlo. Comunque Michele ha giocato una bella partita, quindi insomma potevamo sopperire comunque, perché siamo nel gruppo, lo sappiamo, e quindi avremmo dovuto farlo. Più che altro insomma mi sento di dare una pacca sulla spalla a Zezzo, perché dopo il tour de force che ha fatto con la nazionale, giocare oggi non era facile, e insomma ha provato ad aiutare la squadra in tutti i modi, ma magari non ha giocato come avrebbe voluto, ma ci ha fatto vincere tante partite, quindi non possiamo certo chiedergli sempre di fare gli straordinari. Si è concluso comunque un ottimo giro d'andata per Trento. Sì, noi esatto, se dobbiamo guardare la fotografia generale, siamo contenti di quello che è successo nel nostro girone d'andata. Adesso le partite sono tutte ravvicinate e importanti, abbiamo anche la Champions League, che direi è un obiettivo più immediato, perché comunque la regular season, come sappiamo, conta relativamente, e quindi invece in Champions League non si può sbagliare, perché sennò sei fuori. Quindi prima Latina, perché vogliamo riscattarci, portare a casa i punti ovviamente, ma insomma è giusto sempre guardare avanti e agli appuntamenti che ci aspettano. È stata una partita a due facce, mister, molto bene all'inizio, poi Trento è calata anche per colpa dell'infortunio a Ferrera. No, l'unica cosa che non mi sento di dire è che il calo sia dipeso dall'uscita di Ferrera, perché Federizzi ha fatto secondo me un'ottima partita, però insomma lo sapevamo che loro erano una buona squadra. Noi siamo un po' calati nel secondo set, secondo me abbiamo giocato un po' leggeri su alcune situazioni che erano da chiudere, li abbiamo fatti rientrare in partita. Poi il finale di secondo set è stato qualche episodio un po' strano, una contesa giusta dell'arbitro, perché se gli è partito un fischio che non doveva partire, è giusto che ha fischiato contesa, anche se non doveva partire quel fischio, almeno sembrava che l'azione fosse chiusa, e quindi quel finale del set ci ha innervosito oltre misura, perché non vedo le ragioni. Loro da lì hanno cominciato a battere meglio, il nostro cambio palla ne ha sofferto, e quindi insomma è cambiata l'inerzia della gara. Bisogna ripartire subito, già sabato c'è Latina. Sì, sabato c'è Latina, poi c'è l'importante partita in Belgio, ci sta, è stata una gara diversa da quelle disputate fino adesso, quindi insomma nel poco tempo che abbiamo dobbiamo ritrovare insomma condizione tecnica e mentale giusta per le altre gare.